ragazzi, perché la compilazione di questo questionario, come vedrete, è stata eseguita per la maggior parte dagli studenti. Quindi ringrazio fin da ora chi ha compilato il questionario e vedremo prossimamente quali saranno le evoluzioni di questi lavori. Quindi, tempo è poco, cominciamo con una citazione, visto che siamo nella scuola, di Primo Levi, dove scriveva che un suo giovanissimo amico era stato assegnato in terza elementare un tema di ricerca sugli insetti e lui aveva incominciato trionfalmente in questo modo: gli insetti si chiamano così perché hanno sei zampe. La maestra gli aveva fatto notare che il nome sarebbe stato appropriato se le zampe fossero state sette e lui aveva risposto che fra sei e sette la differenza è piccola. Quindi, detto questo, che rientra un po' nel nostro ambito scolastico, abbiamo visto stamattina che c'è un confine tra ciò che è novità e ciò che non è novità. E quindi con questo questionario abbiamo voluto cercare di trovare un confine tra ciò che gli animali rappresentano per noi quotidianamente e ciò che non lo è. Vediamo intanto in quali ambiti della nostra vita quotidiana gli insetti non sono novità. Fanno parte del gioco e della scoperta, ci chiedevamo. C'è nel gioco come quando siamo bambini e gli insetti diventano oggetto di qualche passatempo. E se siamo adulti o anche adolescenti nella pesca e nella caccia, quindi nel tempo libero. Li conosciamo nelle nostre case, altra questione. Li indossiamo oppure li troviamo a tavola anche come dolci o non solo dolce, li consumiamo e poi l'aspetto agronomico e zootecnico: sono cibo per i nostri animali e ne sono dannosi oppure sono ospiti delle colture agrarie, fanno danni, sono utili oppure sono indispensabili. Sono tutti ambiti che noi ne prendiamo conoscenza e contatto quotidianamente. La novità sta in queste tre domande che appaiono: saresti favorevole all'impiego degli insetti nell'alimentazione degli avicoli? Pensi che questo impiego negli insetti comporti vantaggi per l'economia circolare? Infine, gli insetti come alimento umano ti incuriosiscono? Quindi vediamo un po', il questionario era impostato, è stato realizzato in gran parte dagli studenti con 33 domande. Ho lavorato su 630 questionari compilati per oltre 17.000 dati che sono stati raccolti. Le domande generali di apertura del questionario sono queste. L'età: 548 delle risposte riguardano ragazzi 15 da 14 a 20 anni, quindi circa il 90%. Il sesso prevalentemente maschi, 458, tre quarti, e un quarto donne. Le province che abbiamo coperto con il questionario sono 6 del Veneto, l'unica esclusa è Verona. Poi abbiamo coperto qualcosa in Trento e Friuli, e qualche contributo dal centro-sud, che sono relativamente a insegnanti che hanno guidato i questionari nelle scuole. I comuni di residenza 131. E poi abbiamo indagato se la provenienza degli studenti o dei compilatori provengono più dall'ambiente rurale o urbano. Altre due domande brevi riguardavano la professione, prevalentemente studenti, evidentemente, e il titolo di studio. Questi in breve le due grafici che passo avanti. L'ambiente di vita li vediamo in questi due grafici. A sinistra l'urbano copre per il 28%, il rurale per il rimanente, collina 17%, la pianura il 49% e la montagna il 7%, perché evidentemente, come avete visto poco fa, hanno contribuito sia i ragazzi di Castelfranco e Parma. In sintesi, 440 ragazzi vivono in un ambiente rurale, il 72% e il rimanente in un ambiente urbano. Il tempo libero, 6 domande, più o meno sinteticamente sono queste le risposte. Se lo conoscete gli insetti come gioco e scoperta, hanno risposto sì 208, no 400, quindi più della metà ritengono di non conoscere gli animali come opportunità di tempo libero o di conoscenza e così via.
La pesca invece, qui c'è una grande abbondanza, pare che soprattutto i maschi conoscano il ricorso alle larve prevalentemente come esche per la pesca, l'attività di pesca. Per invece l'attività venatoria, in cui si ricorre agli insetti per gli uccelli da richiamo, per gli uccelli insettivori che vengono allevati in gabbia o anche per l'alimentazione di pulus, di novellame, tipo i fagianotti, le starne e così via, c'è una minoranza che conosce questo impiego, mentre la maggioranza non lo conosce. Alcune immagini per richiamare quanto detto poco fa: un ragazzino sbalordito che guarda un insetto, la larva come esca e le uova di formica che vengono raccolte come alimentazione di giovani selvatici. Nel tempo libero, questa è una sintesi grafica di quanto abbiamo detto poco fa, vado un po' veloce, vediamo se ci passiamo sopra visto che il tempo è breve. Giochi con manipolazioni, quali sono le specie che sono degli insetti che sono utilizzate per giocarci, tra virgolette? Sono dati parziali perché erano molti. Come vedete prevalgono le formiche e poi le farfalle e i maggiolini. Quello che forse incuriosisce è questa tabella che ho ritenuto opportuno dividere in due colonne, tre, comunque una rossa e una blu, in cui a sinistra la dove gli insetti entrano a far parte di qualche attività legata a un approfondimento della conoscenza o in fondo l'arte, nel senso che vengono utilizzate per fare collezioni, per contare, imparare a contare, creare una scatola entomologica, giocare all'aperto, questo gli insetti entrano in marginalmente il gioco della mosca cieca, il gioco da tavolo per qualcuno che viene acquistato in negozio, ci sono degli insetti, dei giochi che illustrano la vita degli insetti stessi, l'osservazione, il riconoscimento, lo studiare e il cantare, a volte ci sono delle canzoni che richiamano, soprattutto da bambini, richiamano gli insetti. A destra invece quello che fa parte un po' del nostro condizione primordiale di esseri umani, nel contatto con la natura, e qui vedete una serie di azioni che molti compiono, vedete l'acchiappare, l'annegare, l'annaffiare, le formiche soprattutto, bruciare, cacciare, catturare, eccetera. Insomma, vi lascio a voi la lettura brevemente, perché sono anche situazioni che un po' fanno parte della nostra, come dire, l'imprinting che abbiamo da giovani. Nelle case dell'uomo sono sei domande. La prima riguarda se conoscete insetti che sono indicatori di pulizia e quale specie conoscete, se conoscete produttori di fibra per tessuti e quali sono le specie, e la terza se conoscete produttori di alimenti e le specie. Allora qui una breve immagine di quelli più significativi: le pulci, le blatte, le zanzare. E dai questionari è emerso questo, che quelli più conosciuti sono le blatte e gli scarafaggi, 160 citazioni, poi le mosche, i pidocchi, le formiche, i cimici, pulci, zanzare, tarme. Allora qui ricordo la citazione di Primo Levi, del suo compagno di classe, che tra 6 o 7 non c'è molta differenza, compaiono ragni, zecche ed acari. Sulla tessitura, evidentemente il pacco da seta è il più conosciuto ed è citato 410 volte. Per quanto riguarda gli alimenti, le specie più citate sono l'ape per la produzione del miele, la cucciniglia come colorante una cinquantina di volte per l'alchermes, molti richiamano l'aperol come aperitivo parte degli spritz. La mosca casearia la ricordano nel formaggio sardo, altri citano la cavalletta e gli afidi, di cui non è specificato il motivo per cui l'hanno inserita. Non so se qualcuno abbia inserito gli afidi, perché sono intermediari per la produzione del miele e di melate. Passiamo a un altro capitolo che riguarda gli insetti in campagna e in natura, e qui sono 8 domande più o meno articolate. Se conoscete che l'alimento, che gli insetti siano presenti nelle abitudini alimentari degli animali domestici, se
ne creano danni sempre agli animali domestici. Se poi anche nelle colture agrarie costituiscono un pericolo oppure fonte di danno, e sempre nelle colture agrarie se costituiscono un aiuto nella lotta integrata alle malattie oppure ai altri parassiti, e infine se sono un aiuto indispensabile al ciclo vitale delle piante. Le risposte allora per quanto riguarda le abitudini alimentari sono queste nel grafico. Tutti concordano nel dire che la maggioranza sono importanti, sono già presenti, come abbiamo visto anche nei contributi precedenti, partecipano alla dieta alimentare di molti animali. Però la curiosità emerge da questa tabella in cui il totale degli avicoli, scusate un attimo, vediamo se il laser, eccolo qua, sì. Il totale degli avicoli sono 196, il totale poi di animali da affezione sono molti di più, 305. La cosa curiosa che è emersa è che molti di voi hanno citato il gatto, il camaleonte 46, il cane, la rana, tartarughe, l'iguana addirittura 14, pappagalli eccetera eccetera. Io spero che le annotazioni siano coerenti con la realtà, però sorprende il fatto che gli animali, la conoscenza che hanno i giovani riguardo al ricorso agli insetti nell'alimentazione di animali avicoli è minore del ricorso agli insetti per gli animali d'affezione, tra virgolette. Anche qui gli insetti come parassiti degli animali. Ritorna sempre l'amico di Primo Levi, le più conosciute sono le zecche. Le zecche con... aspetti un attimo. Le zecche con, 300, con oltre 350 citazioni e gli acari tra gli aracnidi, mentre le altre fanno parte di insetti. Le più conosciute sono i pulci, zanzare, come parassiti degli animali, pidocchi, patatassi, eccetera. Mentre per fonti di danni alle colture agrarie, le più conosciuti sono gli afidi, poi cimici, la diabrotica, il ragnetto rosso e altri intermedi che probabilmente il grafico li ha tagliati per problemi di spazio. Compaiono anche qui il ragnetto rosso come fuori luogo. L'utilità in agricoltura, il servizio per l'agricoltura. La più conosciuta è la coccinella, 239 citazioni, poi compare il bacillus, anche siamo sempre nella solita situazione della slide di apertura, e in minor misura i sirfidi, Phytoseilus, l'encarsia, la crisopa, mentre come insetti cronubi, li troviamo sulla colonna di destra, le api sono tra le più conosciute e altri. Sorprende il fatto che potremmo aspettarci maggiori citazioni per le api, considerate per i bombi, considerate che sono cronubi e indispensabili per le fecondazioni di molti fiori e da cui i frutti. Le ultime domande riguardano il tema di questa mattina e quindi sono: saresti favorevole all'impiego degli insetti nell'alimentazione degli avicoli? Pensi che questo impiego degli insetti comporti vantaggi per l'economia circolare? E infine, se come alimenti umani ti incuriosiscono? Vediamo un po' le risposte. La maggioranza dice che sarebbe favorevole all'uso degli insetti nell'alimentazione degli avicoli. Siamo a un 72%, 72%, 27 circa un quarto non sarebbe d'accordo. Per quanto riguarda l'interesse, la maggior parte ritiene che sia interessante questa prospettiva, e poi ci sono delle situazioni di atteggiamento nei riguardi di questo interesse. Qualcuno dice che sono sì se conveniente, sì se riduce i costi, sì se aumenta la produzione, sì se la qualità rimane costante,
è tagliata la voce. Comunque vedete che in genere c'è un'attenzione, un interesse abbastanza diffuso su questo programma di inserimento. Invece le percentuali si invertono per quanto riguarda la prospettiva che questo inserimento possa comportare delle utilità nell'economia aziendale. Si inverte rispetto alla precedente, quindi abbiamo una maggior parte che non ritiene utile l'inserimento degli insetti per l'economia aziendale e una minoranza che la ritiene utile. Infine, come alimento umano, anche qui si rispecchia quanto detto in precedenza, c'è una notevole perplessità sull'inserimento degli insetti nell'alimentazione umana. La maggior parte non è favorevole, una minor parte lo è. Mi sto chiedendo se cambierebbe prospettiva se noi suggeriamo ai nostri studenti che mangiare insetti potrebbe ridurre l'ansia da interrogazione, da esame. Ho scoperto un'indagine da avviare. Quindi, le conclusioni. C'è una certa confusione tra la classe degli insetti e degli arachidi. Come ho citato più volte Primo Levi, poi mi pare che ci sia, oppure ci pensiamo, se c'è un cambio generazionale o di ambiente di vita, perché c'è questa inversione di cui accennavo poco fa, che l'eccitazione degli insetti nell'alimentazione degli animali può fare più per gli animali da affezione che non quelli da allevamento. E riscontriamo noi come insegnanti che c'è un lavoro da fare per diffondere il valore della lotta integrata e biologica, perché le citazioni delle specie di insetti dedicate a questo tipo di interventi agronomici sono piuttosto ridotte. Infine, per quanto abbiamo visto sempre sul tema di questa mattinata, c'è un maggior favore all'inserimento degli insetti nella relazione degli avicoli. Occorre educare al ruolo economico degli insetti in azienda agraria e c'è un minore favore all'inserimento degli insetti nell'alimentazione umana. Ora abbiamo dei dati e